Amici di Living Mountain, benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo nell'Appennino Lucano, precisamente in provincia di Potenza, a Castel Saraceno, in zona Castel Saraceno. E la meta di oggi è un monte particolare, ovvero il Monte Alpi, 1900 metri. Il nome non c'entra nulla con le Alpi che abbiamo sul nord Italia. È un monte che prende il nome da Alpe, Arpe, che sarebbe una mini falce che utilizzavano le persone del posto, i locali, per tagliare erba e grano. Poi nella creazione, indicazione geografica, è stato cambiato e semplificato in Monte Alpi, quindi si chiama così. Siamo qua, abbiamo raggiunto, questo sarebbe il rifugio del Bosco Favino, a 1344 metri, e da qui imboccheremo il Sentiero Italia. Appunto, inizieremo proprio da qui e faremo le due vette gemelle, la Monte Santa Croce e il Monte Alpi. Infatti qua abbiamo anche l'itinerario delle vette, la biodiversità, vabbè, Monte Alpi, Experience, Castel Saraceno. Bello, bello assai. Guardate che bello. Insomma, è da tempo che volevo fare questo monte, è mastodontico, è un monte bellissimo. È tutto in cresta, una cresta a lama, quindi molto molto bella, molto bella, molto tecnica. Dai, si parte, qua hanno fatto il macello, guardate quanta immondizia, porca miseria, non c'è rispetto, non c'è rispetto. Caos da qui e pace da qui a sinistra. Ora ragazzi, fa un caldo, le salite ci sono e fa caldo, ma niente di che. È bello il percorso, mi sta piacendo. Caos forse intendono giù nell'urbano, con la civiltà, invece pace è su alla Santa Croce. Dai, si continua, vediamo un po' come va. Ragazzi miei, beh, com'era questa salita? Bella, ragazzi, non è un sentiero, oddio, sarà il periodo delle foglie, ma è ripido, non estremamente ripido, ma c'è una bella pendenza, il colfogliame dell'autunno, la difficoltà si fa sentire, però è appagante, bellissimo. Tra l'altro oggi fa molto caldo, sto sudando, mio Dio, guardate, siamo quasi arrivati al Santa Croce, la cima Santa Croce. E dobbiamo vedere un po' la situazione in vetta. So che c'è un bel panorama, ne approfitto per salutare un po' di amici, forse da tanto, mi sa che dal video sarà del prete che non saluto. Ma che panorama si sta aprendo. Comunque, ne approfitto per salutare, qua è un po' di merda, la salutiamo prima. Allora, nuovo amico, Gilberto di Step by Step Hike Adventure,
Lo potete seguire su YouTube, è bravissimo, fa dei video veramente belli. Ciao Gilberto! Poi vediamo l'anno nuovo se organizziamo qualcosa insieme. Quindi ti saluto. Tanto poi ti faccio vedere un bel panorama. Guardati il video per bene. Il presidente Giuseppe Scannicchio. Ciao presidente. Qua devi venire, tosto, ma bello bello assai. Poi lo youtuber Piccinni, Giuseppe caro, ti aspetto. E Luca, il grande Luca, poi chi altro? Valoroso, il team del gruppo, Scardegno, i soliti Montanari, dai, facciamo così. Andiamo, dai, 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 dai. Non vedo l'ora di arrivare in cima. La prima cima è stata raggiunta, Santa Croce, cima Santa Croce. È tosta, 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 tosta. Wow, sembra l'Abruzzo. Sembra l'Abruzzo. Il caldo, però il panorama è un qualcosa di assurdo, assurdo, è assurdo. Purtroppo questo caldo ormai con questa cappa. Thank you.
so che dire. Io sono senza parole. Che ti sembra? No, io non È ho parole. magico, Non ho parole. è possente. Non so, io sono qui in vetta a 1900 metri. Ecco che non è l'altitudine a fare bella una vetta, una montagna. È un monte tecnico. Monte Alpi. Monte Alpi. Bel nome. Una vetta con un panorama a 360 gradi. Noi, non so se rende l'idea, anche come avete visto dalla dronata, bellissima, merita tutto questo crinale che vedete. Abbiamo percorso e poi lì la vetta del Monte Santa Croce, la cima Santa Croce, la prima vetta. Pochi metri più bassa, circa 6-7 metri. È possente, è il Monte Alpi, è mastodontico, è tecnico, bellissimo, un'emozione assurda il Monte Alpi, un'emozione assurda, cavolo! Ah, guardate il massiccio del Raparo, guardate il Sic Raparo, guardate come si mette in mostra, è bellissimo. Io ho fatto già tutte quelle tre cime, il Raparo, Barnera, Ferro Croce. Quindi vederlo da questa. Siamo al lato opposto. Quando vedevo il Monte Alpi da lì era mastodontico, da qui si ha un'altra visione. Tutti i monti. Lo abbracciavo, Eh sì, lo abbracciavamo il Monte Alpi da lì. Dai, dai, si torna, stesso percorso, si torna indietro. Il sole già sta scendendo. Via, andiamo, dai. Ci vediamo nel bosco. Ragazzi miei. Amici di Living Mountain, Stiamo camminando sul Red Castle. Ma. Nuova tecnica di cottura che sicuramente piacerà all'amico Piccinni. Protermico della saliva, riso al curry e proviamo questa tecnica. Il profumo c'è, è bollentissimo, è ancora bollente. Verso. In poche parole, senza l'uso del fornellino, dovrebbe, mescolo. Buono? Vi salutiamo con questo bel cane e chiudiamo qui il video. Noi ci facciamo un ginseng, poi ci fermiamo al bar e ma non ho niente, ho finito tutto. Ho ancora fame. Salute. E noi ce ne non mi vedi più, ma ci ha dato fastidio all'inizio. Si era comportato un po', invece adesso. Comunque, al prossimo video, ragazzi. Spero vi sia piaciuto questo bel monte mastodontico. Al prossimo video. Al prossimo video. Al prossimo video. Stavo controllando un Al altro video. prossimo video.